Dobbiamo distinguere i rapporti tra governi e di diplomazia tra paesi, tra quelle che sono invece le linee dei singoli partiti che si avviano alla campagna elettorale europea. La sfida da tempo, lo diciamo insieme alle Confindustrie tedesche, francese, di tutta Europa, è tra Europa e mondo esterno e non tra paesi d'Europa. Dobbiamo evitare errori in questo senso e costruire un'Europa da riformare, ma più forte, che metta al centro occupazione, lavoro, giovani, competitività delle imprese Europa. La sfida è tra noi e giganti come la Cina, gli Stati Uniti d'America, e questo significa fare un'operazione un po' diversa e distinguere anche i rapporti, ripeto, tra governi da quelle che sono le piattaforme dei singoli partiti che si candidano alla campagna elettorale. Ma lei come se lo spiega questo attacco che sembra un po' coordinato contro la Francia, un po' uscito fuori dal nulla, no? Non me lo spiego, per essere chiari. La Francia è il secondo paese al mondo in cui esportiamo, abbiamo tutto l'interesse ad avere ottimi rapporti, il che non significa non avere confronti serrati con i francesi a livelli di diplomazia e di governo. Forse calmierare i toni con un paese importante come la Francia è nell'interesse dell'Italia, anche perché questo comporta che la Francia si allei sempre di più con la Germania e l'Italia alla fine in Europa rimane isolata. Noi abbiamo bisogno di più Europa e di più mondo, ricordiamolo che siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo bisogno di mercati larghi a partire da quelli europei.